e adesso diamo il benvenuto, anzi ben ritrovato, al nostro teologo e biblista preferito, frate Alberto Maggi, ben ritrovato qui con noi. Buona domenica Francesca. Buona domenica anche a te. Di cosa ci parla, cosa ci racconta il Vangelo di oggi? Oggi continua il capitolo 3 di Luca, l'annuncio di Giovanni Battista, ma c'è un'espressione che deve essere compresa bene, perché gli evangelisti scrivono secondo la cultura del tempo e certe formule, certe frasi non hanno bisogno di essere spiegati perché tutti le comprendono, per noi no. Allora bisogna che ci caliamo, per esempio quando Giovanni Battista presenta Gesù, dice: io vi ho battezzato con acqua, cioè io vi ho aiutato a cambiare vita, ma chi vi dà la forza per iniziare la nuova? La vecchia vita era vivere egoisticamente per sé, la nuova vita si richiede di vivere per gli altri. Chi ve ne dà la forza? Allora dice: viene colui che è più forte di me e del quale non sono degno di slegare i lacci dei sandali, egli vi battezzerà in Spirito Santo. Cioè Gesù, mentre essere battezzati nell'acqua significa essere immersi in un liquido esterno all'uomo, essere battezzati nello Spirito Santo significa essere inzuppati, pregnati della stessa vita divina. Ma l'evangelista mette in bocca a Giovanni questa espressione, che non è degno di slegare i legacci dai sandali. Cos'è? Un'espressione di umiltà pelosa? Nulla di tutto questo. È molto più ricca l'espressione. Giovanni si rifà a un istituto matrimoniale conosciutissimo, l'istituto del levirato, da levir cognato, che consisteva in questo: quando una donna rimaneva vedova senza un figlio, il cognato aveva l'obbligo di metterla incinta. Il figlio maschio che si sperava sarebbe nato avrebbe portato il nome del marito defunto, così si perpetuava il nome del marito di generazione in generazione. Quando a volte accadeva, il cognato rifiutava di mettere incinta la vedova, perché così la rimandava a casa sua e l'eredità non veniva divisa. Colui che giuridicamente aveva diritto dopo di lui procedeva alla cerimonia dello scalzamento. Questo lo troviamo nel libro del Deuteronomio, nel libro di Rutte. In che consisteva? L'avente diritto scioglieva i sandali del cognato che ha rifiutato, lo prendeva in mano il sandalo, ci sputava, ed era un segno pubblico che significava: il tuo diritto di mettere incinta questa vedova passa a me. Perché Giovanni Battista usa questa espressione? Perché lui è scambiato per il Messia. A quel tempo si riteneva il rapporto tra Dio e il suo popolo come quello di un matrimonio. Dio era lo sposo e Israele la sposa, ma per le malefatte, per i tradimenti, per le infedeltà di Israele, si considerava un matrimonio finito. Israele era come una vedova. Allora Giovanni Battista sta dicendo qualcosa di molto bello: colui che deve fecondare questa vedova non sono io, ma è colui che viene dopo di me. Ecco il significato di non sono degno di sciogliere i legacci dei sandali. Quindi presenta tutta l'azione di Gesù come colui che vivifica quello che è morto per dare vita. Bene, a me piace anche la parte prima, no? Quando dice: le folle gli chiedevano cosa dobbiamo fare, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e i pubblicani cosa dobbiamo fare, non esigete niente di più di quanto vi è stato fissato, infine ai soldati che dobbiamo fare, dice: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno. Quindi a ognuno di queste, a ognuna di queste categorie Gesù chiede quello che possono dare, non di più, cioè non chiede a tutti la stessa cosa. Questa è una cosa che mi affascina molto. Ma la cosa più scandalosa è ai pubblicani. I pubblicani erano considerati peccatori dalla testa ai piedi, per loro non c'era possibilità di perdono, non potevano cambiare mestiere, non potevano pentirsi. Anche loro vanno e dice: e noi, come per dire, per noi, dice, anche voi continuate a fare questo mestiere che è considerato dalla religione come trasgressore di tutti i comandamenti, però fatelo se possibile onestamente, non esigendo più di quello che è stato fissato. È la risposta del popolo all'invito alla conversione, mentre da parte degli appartenenti alla sfera religiosa non c'è nessuna risposta. Quelli che rispondono sono le folle, i pubblicani e i soldati. A nessuno di questi viene chiesto un atteggiamento verso Dio, il culto, la religione, ma tutti di condivisione, solidarietà e umanità verso gli altri. Comincia già a delinearsi la figura di Gesù, che non porta gli uomini verso Dio, ma Dio verso gli uomini.
Stupendo, bellissimo, un Vangelo veramente difficile, questa cosa poi dei sandali sciolti ci manda proprio in confusione perché non appartiene per niente alla nostra cultura, ma tu ce l'hai spiegata in maniera chiara, semplice. Grazie. E anche che si capisce insomma molto molto bene anche nei nostri giorni, quindi grazie mille al nostro teologo e biblista preferito, frate Alberto Maggi. Buona domenica, grazie. Buona domenica a te e appuntamento alla prossima. Radio Linea numero 1.